porta avanti questo suo discorso. Allora, per prima cosa sostiene che l'elemento fondamentale del cinema è il montaggio. A partire dal montaggio, i film devono essere costruiti in modo tale da permettere allo spettatore, da un lato, di partecipare alle vicende, di emozionarsi, di vivere le vicende con grande coinvolgimento. Lui dice: il cinema deve produrre pathos, e il pathos per lui è l'esempio che lui fa: lo spettatore deve avere voglia di alzarsi dalla sedia e deve cercare di entrare nello schermo per intervenire sul corso delle vicende. Non può accontentarsi, lo spettatore deve arrabbiarsi, e il film deve dare stimoli allo spettatore, deve dare stimoli per pensare. Quindi questo è uno degli aspetti